Pace a tutti e ben sintonizzati e connessi su Radio Messaggio Cristiano. Anche ora è iniziata un'altra trasmissione che vi terrà, come tutte le altre volte, compagnia con l'ascolto di alcuni canti cristiani e anche con qualche lettura tratta dalla parola di Dio, dalla Bibbia. Iniziamo subito col primo cantico e vi auguro un buon ascolto con la pace di Gesù. Stiamo ascoltando Tempi Messianici. Chi è colui che avanza su un carro vestito di gloria ed onore? E nelle sue mani trionfa la giustizia. Vestito di sangue, macchiata la veste sua è, e nelle sue mani trionfa la clemenza. La benignità e la verità si sono incontrate nel sangue che gli versò. La giustizia e la pace si sono baciate perché il giusto morì. Egli non spegnerà il lucignolo fumante e la canna ormai rotta non spezzerà, non farà udire la sua voce nelle piazze, ma il cuore dello stanco consolerà. Ai suoi giorni s'apriranno gli occhi ai ciechi e la rosa nel deserto rifiorirà, salterà di gioia zoppo nel suo tempio. La benignità e la verità si sono incontrate nel sangue che gli versò. La giustizia e la pace si sono baciate perché il giusto morì. Adesso ascoltiamo il cantico dal titolo Tutto mi parla di te. Buon ascolto sempre da Radio Messaggio Cristiano. I miei occhi hanno visto la tua potenza, le orecchie hanno udito le tue parole, tu hai vinto la morte.
resto io vivo. Non nasconderti ai miei occhi, Signore, ho bisogno di te. Signore, ho sentito le cose più belle, ho visto la gente danzare in tuo nome, che ha pianto il dolore ed ora piange di gioia. Tu hai placato tanta sete, per questo a te grido, Signore. Tu sei la mia vita, ed è questo che vogliamo chiedere al Signore, di risorgere dentro di noi. E lo facciamo adesso col cantico dal titolo Ricominciare ancora. Ricominciare, cadere in fondo non importa, importa solo che la vita non si fermi mai, che non si fermi mai. Ricominciare, in fondo io lo posso fare, e rivedere nuovi miei fratelli intorno a me, il mondo intorno a me. Ricominciare ancora è come il sole che risorge all'alba. Ricominciare ancora è come il cielo che e torrenti, e il ghiaccio è un'acqua viva che dai monti viene giù. La notte e il freddo sono ormai nel passato, un nuovo giorno sta per ricominciare. Ricominciare ancora, come rinascere a una vita pura. Ricominciare ancora, ero finito e avevo rinunciato, ma sento dentro me che batte ancora il cuore mio, e allora posso amare, ancora amare posso io. Si è risvegliata la mia giovinezza, un nuovo giorno sta per ricominciare.
che non si fermi mai. Ricominciare, in fondo io lo posso fare, e rivedere nuovi miei fratelli intorno a me e il mondo intorno a me. Ricominciare ancora è come il sole che risorge all'alba. Ricominciare ancora è come il cielo che ritorna azzurro. L'inverno si dissolve in mille rivoli e torrenti, e il ghiaccio è un'acqua viva che dai monti viene giù. La notte e il freddo sono ormai nel passato, nuovo giorno sta per ricominciare. Ricominciare ancora, come rinascere a una vita dal mio visto in alto io volo. Ricominciare ancora, ero finito e avevo rinunciato, la mia libertà. Ma sento dentro me che batte ancora il cuore mio, gli errori miei, e allora posso amare, ancora amare posso io. Tutti gli errori miei di ieri li ho messi in mano a Dio e volo, volo, il giorno sta per ricominciare. Gesù gli rispose e disse: in verità ti dico che se uno non è nato di nuovo non può vedere il regno di Dio. Nicodemo gli disse: come può un uomo nascere quando è vecchio? Può egli entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e nascere? Gesù gli rispose: in verità ti dico che se uno non è nato di acqua e di spirito non può entrare nel regno di Dio. Ciò che è nato dalla carne è carne, ma ciò che è nato dallo spirito è spirito. Non meravigliarti se ti ho detto: dovete nascere di nuovo. Il vento soffia dove vuole, e tu ne odi il suono, ma non sai da dove viene né dove va. Così è per chiunque è nato dallo spirito. Nicodemo, rispondendo, gli disse: come possono accadere queste cose? Gesù rispose e gli disse: tu sei il dottore di Israele e non sai queste cose? In verità ti dico che noi parliamo di ciò che sappiamo e testimoniamo ciò che abbiamo visto, ma voi non accettate la nostra testimonianza. Abbiamo letto dall'Evangelo di Giovanni al capitolo 3, dal verso 3 al verso 11. Stiamo ascoltando Se tu squarciassi i cieli.
sei adirato perché abbiamo peccato contro di te. Da lungo tempo siamo stati ribelli, siamo divenuti come cosa impura. Nessuno si scuote per stringersi a te, perché hai nascosto a noi il tuo volto. Siamo in balia della nostra iniquità. Colui che ci plasma, tutti noi siamo opera delle tue mani, Signore, non adirarti senza fine. Squarciassi i cieli, oh, se tu squarciassi i cieli, oh, se tu squarciassi i cieli e ti scendessi, se, se tu squarciassi i cieli e ti scendessi, davanti a te sussulterebbero i monti, davanti a te tremerebbero i popoli, perché occhio non ha visto, orecchio non ha udito, cosa sai compiere per chi confida in te? E se noi facciamo nostre le parole di questo cantico, allora il Dio ci risponderà così. Stiamo ascoltando Ma ti amerò di più, tratto dalla Bibbia. Yeah.
E Signore, ogni giorno ci ammaestra su come possiamo nascere di nuovo. Infatti vi invito a leggere ogni sera sul nostro profilo Instagram e sulla nostra pagina Facebook il versetto del calendario, accompagnato ogni sera da un breve commento del fratello Nino insieme anche alla sua buonanotte. E con questi versetti il Signore ci ammaestra e ci fa capire qual è la sua volontà. E anche se sono stati sorteggiati circa un anno prima, sembrano e sono veramente attuali, perché infatti sono stati sorteggiati con preghiera. Ed oltre a questi versetti vi invito anche a seguire le dirette che vanno in onda sul nostro canale YouTube e sulla pagina Facebook ogni domenica mattina alle 10:15 circa, e anche i culti registrati ogni martedì e venerdì sera intorno alle 20:15. E anche questi, anche se sono registrati anni e anni prima, sono attualissimi e coincidono con le cose che accadono nel mondo intero, perché il Signore già sapeva ogni cosa. E per qualsiasi informazione sentitevi liberi di chiamare a questo numero 349 64 11 232. Attraverso il quale potete anche parlare col fratello Nino, e se volete potete anche scriverci via email all'indirizzo pastore@rmcr.it. Adesso continuiamo la trasmissione con altri cantici. Stiamo infatti ascoltando Sulla Croce. L'unità non è una folgore che dà luce a una coltre di nuvole. L'unità s'accende solo là dove la carità sulla croce si dona per le anime. L'unità non è una brezza inaspettata che arriva alle gote tue. L'unità non è una pioggia che, sorridendo, tu guardi che cade giù. L'unità zampilla solo là, dove la carità sulla croce si dona per le anime. Non, non, non temere, no, l'amore che raccoglie porta in paradiso. Croce si dà per
Adesso ascoltiamo Una sola speranza. Speranza, una fede soltanto, c'è un solo Dio, un solo Signore, una sola strada che porta al cielo lassù, questa via è Gesù. C'è un solo mediatore fra Dio e noi, c'è un solo capo e sta su nel cielo, uno solo è il Maestro e la guida qua giù, il suo nome è Gesù la speranza per noi, la salvezza, la gloria, l'amore, chi in Lui crederà vita avrà, se Gesù seguirà. Sola verità che fa liberi noi, uno solo dà la pace al cuore, nessun altro può salvare dalla schiavitù, solamente Gesù. Uno solo dalla morte risuscito, il peccato sulla croce pagò, c'è altro nome che può salvare qua giù, solamente Gesù, è Gesù la speranza per noi. Infatti Gesù è la via, la verità e la vita. E nessuno viene al Padre se non per mezzo suo. Vita avrà, se Gesù seguirà. Ora tre cose rimangono: fede, speranza e amore, ma la più grande di esse è l'amore. E così abbiamo ascoltato insieme Una sola speranza, che è Gesù. Ora stiamo ascoltando Parlane a Lui. Quando il sole all'alba spunta nel tuo cuore, parlane a Lui. E quando il cielo si apre e saluta il giorno, parlane a Lui. Quando tu riprendi il tuo cammino con gli altri che guidi nella luce sua,
tu parlane a lui. Quando non vedi, quando l'incertezza nel tuo spirito, parlane a lui, parlane a lui. Quando il giorno muore, ma il tuo cuore vive, parlane a lui. Quando accendi il fuoco e di lei il buio, parlare a lui. Oh, oh. Quando la famiglia si ritrova e l'amore ti unisce coi fratelli tuoi, tu parlane a lui. Quando tu vedi e la gioia scende nel tuo spirito, parlane a lui finché dirà: non sono più io che vivo, ma tu Gesù che vivi in me. Non sono più io che vivo, ma tu Gesù che vivi in me. Gesù per te, sempre amato, sia presente ad ogni tuo battito del cuore. Che Gesù per te, sempre conosciuto, sia il respiro di ogni momento che tu vivi. Che Gesù per te sia chiamo amico che segue incondizionatamente, se lo desideri Gesù sarà in te, in te. Non sono più io che vivo, ma tu Gesù che vivi in me. Non sono che vivo, ma tu Gesù che vivi in me. Quando il giorno muore, Gesù per te, ma il tuo cuore vive, sempre amato, parlane a lui, sia presente ad ogni tuo battito del cuore. Quando accendi il fuoco, Gesù per te, e di lei qui sempre conosciuto, parlare a lui, sia il respiro di ogni momento che tu vivi. Quando la famiglia si ritrova, che Gesù e l'amore ti unisce con i fratelli tuoi, vita, parlare a lui. Richiamo amico che segue incondizionatamente. Quando tu vedi e la gioia scende nel tuo spirito, Gesù sarà, parlare a lui. Sono più io che vivo, ma Gesù che vive in me, e questo l'abbiamo detto quando siamo nati di nuovo. Mm-hmm.
Ora stiamo ascoltando Per la sua strada. Buon ascolto da Radio Messaggio Cristiano. Cammineremo per la sua strada, cammineremo senza stancarci, senza timori e né cadere, e pianteremo alla fine una bandiera di trionfo e di vittoria su nel cielo. Traverseremo deserti e valli, ma vinceremo. La sua nuvola di giorno ci guiderà, e acque nuove a Meriba noi troveremo, e vedremo la sua luce nella sera. E volteremo le spalle al mondo senza rimpianto, e là in Egitto lasceremo i nostri pianti. Non verso solo ma non a valle noi scenderemo, ma saliremo verso il regno e verso il cielo. Come aquile noi voleremo, e nuove forze, nuovo vigore ci darà. I giovani forti, i giovani scelti cadono, ma chi spera nell'eterno mai si fermerà. Scenderemo, saliremo verso il regno e verso il cielo. E volteremo le spalle al mondo senza rimpianto, e là in Egitto lasceremo solo, ma non a valle noi scenderemo, ma saliremo verso il regno e verso il cielo. Ma saliremo verso il regno, verso il cielo. Nel mondo avrete tribolazioni, ma fatevi animo, io ho vinto il mondo. Della vallata si è acceso un fuoco bellissimo, da calore colora i prati e in fondo ai cuori illumina. Dagli altri campi intorno tutti si volgono là, perché un labirinto di paradiso scende fin dentro là. Vola in alto dove Dio, dentro alla vallata la vita. Ti ritrovi come un tassello del grandioso mosaico che il Signore ha nella
la sua mente, dove ha pensato pure te. Ciò che lui ti chiede, da tutto a lui e non pensare più a te, ma vola nell'infinito, nei campi della vallata, mille fiamme già spuntano, per dare luce ai prati intorno e mille rugiade brillano. E vola in alto, dove Dio, e dona la vallata, la vita, quello che sei, dà tutto a lui senza misura, perché è proprio questo ciò che lui ti chiede. Più a te, ma vola nell'infinito, dà tutto a lui senza misura, perché è proprio questo ciò che lui ti chiede, dà tutto a lui e non pensare più a te, ma vola nell'infinito. Abbiamo ascoltato La luce nella vallata. La verità, mai l'avevo vista, niente sapevo di lei, l'ho vista bene in volto, sembrava fosse un uomo messo in croce, sul punto di morire. A un tratto mi ha guardato e mi ha detto: io son Dio, mi chiamo Gesù Cristo e muoio per te. A quel punto ho sentito una pena dentro il cuore, un rimorso ed un dolore, la vergogna dell'errore. Un peso sulle spalle, pesavano i miei falli, erano i miei peccati che uccidevano Gesù. Volevo gridare, volevo andare via, nascondere la faccia, ma non mi mossi mai. Perdona mio Signore, abbi pietà di me, Signore, grande il tuo amore. E quanto ho sbagliato e quanto ho peccato, ma tu già m'hai perdonato. Stiamo ascoltando Ho incontrato la verità. Le mani sui miei occhi, le lacrime sul viso, piangevo a non finire, che mi scoppiava il cuore. Guardavo quell'amore, quel grande immenso amore, che mai nessuno ha amato e che nessuno mai vorrà. Scendeva giù quel sangue dal corpo suo grondante,
che mi lavava il cuore e mi donava libertà. Grazie, oh mio Signore, grazie per il tuo amore che torno vita al mio cuore. E sempre ti amerò, e a tutti io dirò che tu hai donato la felicità a questo mio cuore. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Io solo vi do la mia pace, non come il mondo la dà. Abbiamo ascoltato o incontrato la verità. Ora stiamo ascoltando Per il sangue di Gesù. Nel tempio tuo non si può entrare senza il sangue dell'agnello. Davanti a te non si può stare senza il sangue di Gesù il Re, perché Lui morì al Golgotha e pagò per i peccati nostri. Noi fermi davanti a te ci accostiamo, Signore, con fiducia al trono della grazia tua. Per il sangue di Gesù tu ci accogli con amore e purifichi ancora i nostri cuori. E sentiamo il bisogno di restare nel tempio tuo, il sangue dell'agnello. Davanti a te non si può stare senza il sangue di Gesù il Re, perché Lui morì al Golgotha e pagò per i peccati nostri. Siamo il Signore, con fiducia al trono della grazia tua. Per il sangue di Gesù, tu ci accogli con amore e purifichi ancora i nostri cuori. E sentiamo il bisogno di restare nel accogli con amore e purifichi ancora i nostri.
Abbiamo ascoltato Per il sangue di Gesù. Li condurrò sul mio monte santo e li riempirò di gioia nella mia casa adorazione. I loro olocausti e i loro sacrifici saranno graditi sul mio altare, perché la mia casa sarà chiamata una casa di orazione per tutti i popoli. Il Signore, l'Eterno che raduna i dispersi di Israele, dice: io raccoglierò intorno a lui anche altri, oltre a quelli già raccolti. Voi tutte, bestie dei campi, venite a divorare, venite voi tutte, bestie della foresta. Abbiamo letto dal capitolo 56 del libro del profeta Isaia, dal verso 7 al verso 9. Stiamo ascoltando Liberati. Canterò al Signore perché è sommamente glorioso. Il Signore è la mia forza e l'oggetto del mio cantico. Egli è stato la mia salvezza, questo è il mio Dio, lo onorerò. È il Dio di mio padre, io lo esalterò. I tuoi avversari, tu scateni la tua ira e questa lì consuma come paglia chi è pari a te fra gli dèi, oh Signore, chi è pari a te fra gli dèi, oh Signore, chi è pari a te, splendido nella tua santità, tremendo anche a chi ti loda. Operatore di prodigi, tu hai condotto con la tua bontà il tuo popolo, l'introdurrai e li pianterai sul monte che appartiene a te. Signore è un guerriero, il nome suo è il Signore, con la grandezza i tuoi avversari, tu scateni la tua ira e questa lì consuma come paglia chi è pari a te fra gli dèi, oh Signore, chi è pari a te fra gli dèi, oh Signore, chi è pari a te, splendido nella tua santità, tremendo anche a chi ti loda. Operatore di prodigi, tu hai condotto con la tua bontà il tuo popolo, l'introdurrai e li pianterai sul monte che appartiene a te. Abbiamo ascoltato il cantico dal titolo Liberati. Un giorno alzando gli occhi al cielo mi accorsi che c'era un grande Signore, vidi le stelle in mezzo
senso creato, distese infinite, la gloria di Lui. Ma vidi il dolore nel mio paese, la gente soffriva di più ogni dì. La morte crudele falciava ogni giorno, strappando i cari tra il pianto e il dolore. Allora mi chiesi se esiste un Dio, perché tanto male regna fra noi, perché così amaro il nostro destino, siamo nati per poi un giorno morire. Alzando di nuovo i miei occhi al cielo, mi accorsi che il male era dentro di me, che tutta la causa dei miei dolori era il peccato che viveva in me. Col mio egoismo avevo creato un muro che mi separava da Dio. Da ogni fratello non avevo amici, ero triste e infelice, ero un peccatore. Perdona, mio Dio, la mia pazzia, cancella il male che è dentro di me e dammi la gioia di averti vicino, più forte il tuo amore di ogni dolore. Amico che cerchi ogni giorno la pace, in un solo modo la potrai trovare, alzando pentito i tuoi occhi al cielo e riconoscendo che sei un peccatore, piegando il tuo cuore davanti al Signore, umiliato perché hai offeso il suo amore, sapendo che Lui ti perdonerà, perché non ha fine la sua bontà. Allora non sarà più triste la morte, chi in Cristo ha creduto per sempre vivrà. La risurrezione è la vita, il Signore, chi crede lo ama per sempre vivrà. Chi crede in me non muore mai, ma passa dalla morte alla vita, disse un giorno Gesù. Abbiamo assieme ascoltato il cantico dal titolo Alzando gli occhi al cielo. E ora stiamo ascoltando Non temete. Thank you.
Abbiamo ascoltato Non temete, un cantico cantato in chiesa. E ora stiamo ascoltando Il giorno della fine. Tu vivi e non sai che sei morto, hai solo apparenza di vita. I giorni che passi in affanni, non sai che son vani, che senso non ha. Tu che sei stato creato per essere un figlio di Dio, vivi lontano da lui che dà vita alla felicità. Inesorabile viene il giorno della tua fine, in cui le tue misere spoglie l'anima tua lascerà. Davanti al trono di Dio allora ti ritroverai, udrà il triste giudizio e condannato sarai. Se guardi dentro al tuo cuore il rimorso per il tuo peccato, vedrai, allor capirai che sei un perduto e speranza non hai. Quale sarà la tua sorte e qual è il tuo destino? Meglio non esser mai nati che morire un giorno lontano da Dio. Là tu sarai spaventato di grandi spaventi e terror, e tormentato in eterno riposo giammai troverai. Lungo una strada infame coperta di tenebre e fitte, tu vagherai cercando un Dio che mai troverai. Oggi è il giorno che tu puoi gridare col cuore: oh Dio mio, perdonami, salvami, salvami oggi o mai più. Per il sangue di Cristo giustizia in Lui troverai, per il suo corpo alla croce inchiodato e trafitto vita tu avrai. Salvati oggi, oh uomo, dona il tuo cuore a Gesù, digli che sei pentito, che puoi servirlo qua giù. Non rimandare a domani, potresti non esserci più, allor piangerò per te uomo, ma niente salvarti potrà. Abbiamo ascoltato Il giorno della fine. E se vogliamo nascere di nuovo, allora ascoltiamo questo cantico dal titolo Corri mio cuore. Corri mio cuore, portami da lui uno sguardo di amore sincero troverai. Vola mio cuore, vola, va da lui, porterai con te questi occhi pieni di dolore. Vai. Coraggio, mio cuore, ti sorprenderai. Non c'è amore più bello, né pace più grande in cui ti immergerai. Quando ti vedrai
cuore, lasciati portare, le sue braccia di padre ti stringono forte, lasciati cullare. Adesso ascoltiamo l'ultimo cantico per questa trasmissione, dal titolo Chiedete in silenzio, rimani in silenzio. Chiedete in silenzio ante il Signore, spera in Él. Silencio ante el Señor, espera en Él. Quédate en silencio ante el Señor, espera en Él. Quédate en silencio ante el Señor, espera en Él. Ante el Señor, espera en Él. Quédate en silencio ante el Señor, espera en Él. Come già annunciato, abbiamo ascoltato assieme l'ultimo cantico per questa trasmissione ed era cantato in spagnolo e il suo titolo era Quédate en silencio, cioè rimani in silenzio davanti al Signore. E ne approfitto per salutare se c'è qualcuno all'ascolto che parla questa lingua. Adesso però devo salutare tutti perché siamo giunti al momento dei saluti, però vi invito a rimanere sintonizzati sulla nostra frequenza radio perché dopo di me ci saranno altre voci a tenervi compagnia con altre trasmissioni. Pace a tutti e buon proseguimento di giornata o di serata con la benedizione del Signore.